anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. In questo video racconto di una bellissima giornata, anzi di una bellissima mattinata passata con l'amico Adriano, sempre a cercare di insidiare la nostra amata regina. Adriano, un pescatore veramente esperto, e di spinning ne sa molte e conosce veramente una miriade di tipologie di esche che nel video vi mostreremo anche con i suoi consigli su come fare delle montature, su come evitare gli incalli. Vi consiglio di vederlo questo video, perché è veramente, a parte la splendida alba, è ricco anche di belle informazioni e utili informazioni. Si comincia a vedere l'alba, il mare si sta calmando decisamente, tant'è che mi sta venendo in mente di andare con un popperino, ma per il momento c'è un bel palettato, quello di Ruggero. Adriano pure pesca con un artificiale, con una bella paletta, perché comunque deve tenere il mare, insomma. Che colore ce l'hai, Adria? Ah, quindi identico al mio. Ah, sì? Arancione sopra. Sì, esatto. 110. Le stiamo provando veramente tutte. Adriano mo ha messo un artificiale da traino addirittura. Tira una rietta fredda da dietro le nostre spalle che mi sta dando un po' fastidio, per cui ci mettiamo il cappuccio, perché qua la cervicale, raga, con questi due lanci all'alba ce la stiamo a giocare. Allora, Coscedda ritorna nel box. Provo una gomma, uno shad della Molix, un rashad con tanto di ceburrasca, perché c'è burrasca qui, e quando arrivo a usare le gomme significa che veramente non so più che pesci prendere, eh. Glitterato, innesco amo offset, fusca fus. Guardate che bell'alba, ragazzi, anche oggi ce la siamo fatta. Lancio di qua, niente. Pure la gomma
Non va, non va. Adesso proviamo l'audace, sperando che sia appunto abbastanza audace da audace della Molix, che sia abbastanza audace da tirarci fuori er pesciolin color cefalo. Niente, però poi questo va sotto abbastanza, questo arriva a un metro, però ci si riesce a pescare pure qua, non in caglia. Mo lo devo fare. Anzi, se mi mandi, dove l'hai presi tu gli ami? Poi faccio una foto, va, così. Però non so se li trovi qua. Vedo su internet. Sei? No. Queste sono le misure piccole. In base alla all'artificiale. Io vado pure col 4, col 2, con l'1. Chiaro. Quello mi sa che non fa più del 2 o dell'1. La via dalle mani. Ha fatto la foto? E che era? Sì, l'ho fatto. Aspetta che ecco gli ami che usa. Aspetta. Adriano. Beh, queste sono misure piccole. Misura però. Piccola, vabbè, in base all'artificiale si sostituiscono e così si mettono. Si vedono? Sì, si mettono rigirati e si evita l'incaglio. Ce lo vedete portare su artificiale? Facciamoli vedere su artificiale diretto. Eccoli qua. Rigirati, così quando sbattono sulla roccia non incagliano. Esatto. Perfetto. Riproviamo ancora un paio di lanci, vediamo un po' se con queste belle schiumate una spigoletta entra in caccia. Guardate che bella artificiale. Super Spock Junior. È antico, eh. Quanti anni c'ha? Più di 30? Una trentina sicuro. Bellissimo. È Don Zara Spock. Pure bello lanciabile, eh? È Don Zara. Io adesso faccio la pazzia. Bellino, carino. Gli artificiali devono piacere prima a noi e poi. Poi pensiamo ai pesci. Intanto imboccato con noi, noi abbocchiamo facile, è la spigola che... Noi con tutti i colori, capito? Se fossimo delle spigole sarebbe una gioia per i pescatori. Anche questo popperino ha fatto il suo tentativo. Ovviamente andato a vuoto, altrimenti lo sapremo. Il mare adesso sta rinforzando. Guardate qua che robetta. Vediamo che possiamo provare. Proviamo questi ultra X-Rap. Ultra palettato. Andiamo un po' più sotto. Sopra niente, in mezzo niente.
vediamo sotto sotto se c'è. Sono pure insanguinato. Punge che Dio lo benedica il popper di prima. Vediamo se l'amico Peppe porta fortuna. Senza gli ami così non troppo a rischio, eh. Vieni qua, vieni, che qui non è quella striscia lì, guarda, quella striscia di correntina. L'altra volta pure c'avevo un artificiale che mi sentivo che mi si incagliava, allora sai, faccio l'ultimo lancio, all'ultimo lancio l'ho perso. L'Iborn della IMA. Hai perso? Sì. Quello costa un sacco di... Ah, aspetta, dove l'ho trovato? Intorno ai 20 euro l'ho trovato. Io l'ho preso a 18 euro, l'ho trovato ma da Singapore. No, io l'ho trovato per 20 euro, mi sembra, su... Sul sito polacco? No, su un'italiana, a Trieste. Addirittura. Perché cercavo delle gomme particolari, che io ce n'ho una sola, la della Dante, quella francese, che non si trovano, perché fa le anguilline, no? Fa tipo il persuader. Però con la testina piombata o con la paletta. Addirittura. Che fa così, che sembra proprio quando... L'anguilla vera. L'anguilla vera. E siccome io ce l'ho così, le fanno pure più piccoline, con le testine più piccole, sempre palettate. Testina di piombo palettata con l'anguillina, con l'ano offset. Quindi va giù parecchio, va. E ieri sera pescavo con quella là. Ah, ci ho provato, sì. Perché lì c'è il fiume. Là c'è il fiume. È la morte sua. Poi una testina era intorno ai 20 grammi, credo, questa che c'ho io. Ah, madonna. Sì, e beh, con quel mare che c'era ieri, ci voleva, eh. Diventa pesante, sì, perché non manco andava giù. C'è corrente comunque, a me me l'ha spostato tutto di qua. La corrente verso nord c'è. Cioè. Che volete mangiare? Ditecelo voi, ce lo mettiamo noi quello che volete, su. Pesce fritto, che volete? Che volete? Naccia la miseria, basta che c'è dito. Naccia la miseria, veramente. Secondo me è fredda ancora, l'acqua è fredda, eh. Sì, sì, l'acqua è fredda. Madonna, che meraviglia. Guardate qua che bello artificiale. C'è una collezione, Adriano, che fa invidia proprio a tutti gli spinner. Questo come si chiama, hai detto? Questo è un della Dante. Della Dante. È una gomma francese.
Ma l'hai tagliata un po' in testa oppure l'ho proprio? L'ho dovuto un po' tagliare perché mi sarà un po' rovinata. Ah. L'ho tagliata io perché sennò era a punta. E vedi che è bello usato, vedi quante volte è bucato. L'offset, sai? Palettato, anguillina, stupendo. Molto bene sulla in profondità, però non è piaciuto nemmeno questa.